Ciao a tutti amici, io sono Tukens e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qui per portare il tutorial della Shredder, una delle Wonder Weapon di Zombie Spaceland. Qui giù in descrizione lascio il link dei tutorial delle altre Wonder Weapon e di come sbloccare Michael Knight. Vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale per seguire i gameplay e tanti altri tutorial. Ci vediamo nel video. Bella! Just me and my Allora amici, eccoci qua dentro il parco divertimento di Spaceland per l'ultimo tutorial su come sbloccare le Wonder Weapon. Oggi andremo a vedere come ottenere la Shredder. Innanzitutto, come prima cosa, vi consiglio sempre, almeno nelle scene iniziali, di sparare un 4-5 colpi nei corpi degli zombie per poi ucciderli corpo a corpo, così da ottimizzare il guadagno. Poiché vi ricordo che per poter ottenere la Shredder, come tutte le altre Wonder Weapon, dovremmo entrare nel pagapancio. Per sbloccarlo dovremo attivare i generatori e passare nei rispettivi portali. Però, per attivare i generatori, dovremo sbloccare le loro zone che costeranno dei soldi. Quindi, meglio iniziare a guadagnare qualcosina da subito. Una volta sbloccata la seconda area del parco, vi consiglio sempre di attivare il robottino, poiché compiendo le sue missioni ci darà dei biglietti, e di sbloccare per prima l'area del Journey to Space, poiché avremo bisogno in seguito di 600 biglietti e grazie al robottino e ai giochi dell'Astrocade riusciremo ad arrivare a questa quota nelle scene iniziali, che sono più semplici. Una volta che sarà comparso il Brutus, dovremo farci seguire e portarlo nella zona del Kepler System, poiché dovremo far cadere i denti al coccodrillo. Essendo una questione di tempistica, far cadere i denti al coccodrillo non sarà semplice, poiché se il Brutus sarà troppo distante da voi, i denti si chiuderanno prima del suo arrivo, ma se sarà troppo vicino, il timer della chiusura non farà chiudere la bocca in tempo. Quindi vi consiglio di far lanciare al Brutus prima il raggio e poi farli seguire. Così facendo riuscirete a far passare il Brutus in tempo nella bocca del coccodrillo e lui, per evitare di essere schiacciato, alzerà il braccio, bloccando la chiusura della bocca e facendo cadere i denti. Una volta attivati tutti i generatori e passati nei rispettivi portali, potremo notare che tutte le luci sopra il portale centrale della seconda zona saranno celesti. Adesso potremo entrare nel pagapancio. Dentro, sulla sinistra, potremo notare un bancone, sul quale sono posizionate le navicelle UFO. Noi dovremo toccarle e queste voleranno via ed entreranno nel parco. Una volta ottenuti i 600 biglietti, potremo andare a prendere sia i denti d'oro, che dovranno essere inseriti nella bocca del coccodrillo, sia il nucleo arcano, che dovremo equipaggiare sull'arma. Come per tutte le Wonder Weapon, per ottenere la Shredder avremo bisogno di tre oggetti. Per ottenere l'oggetto della batteria dovremo andare al Kepler System, dove c'è il generatore. Sulla terrazza ci sarà un'area che dovrà essere sbloccata. Dovremo sbloccarla, scendere giù ed aspettare l'arrivo della barchetta. Una volta arrivata dovremo mettere gli occhiali e sparare alla batteria che sarà posta alla fine di essa. Una volta che questa sarà passata, dovremo andare a vedere nella zona delle fontane se saremo riusciti a colpire la batteria. Se l'avremo colpita, questa spawnerà da uno dei tre getti d'acqua colorati. Il primo sarà il getto arancione, il secondo quello viola ed il terzo quello verde. Nel caso non dovessimo riuscirla a prendere in tempo, questa passerà all'oggetto successivo. Per ottenere la pietra dovremo andare al Kepler System. Una volta lì potremo vedere in alto la navicella che abbiamo liberato. Questa farà un giro abbastanza circoscritto. Noi dovremo fare in modo di ampliare il suo movimento. Per ampliarlo dovremo radunare dietro di noi un'orda abbastanza consistente di zombie ed attivare la trappola. Una volta che la trappola avrà ucciso una determinata quantità di zombie, potremo notare che la navicella avrà ampliato il suo raggio di movimento. Ora, con l'arma dotata di nucleo arcano, dovremo uccidere facendo headshot nelle vicinanze della navicella una certa quantità di zombie. Una volta uccisa la giusta quantità, la navicella lascerà cadere per terra l'elemento, che noi dovremo andare a raccogliere ed equipaggiare sull'arma. Una volta fatto tutto ciò, sempre nel Kepler System, dovremo inserire nella bocca del coccodrillo i denti d'oro. Così facendo, si aprirà nella bocca del coccodrillo una porticina. Noi dovremo sparare con l'arma dotata dell'elemento sul primo slot, partendo da destra. Dovremo avvicinarci e prendere la pietra. L'ultimo oggetto che dovremo ottenere sarà il pupazzetto. Per ottenerlo, dovremo inserire nella macchina dei souvenir che si trova nel Kepler System tre gettoni di colore rosso. Una volta inserito il terzo, la macchina dei souvenir ci libererà l'oggetto che era inserito al suo interno. Noi dovremo avvicinarci e prenderlo. Una volta ottenuti tutti e tre gli oggetti, dovremo andare nei sotterranei che collegano il Journey to Space al Kepler System, fino a quando non ci imbatteremo sul cartone dell'alieno a destra, nel quale dovremo inserire tutti e tre i pezzi. Non so a cosa servono i portali,
ma sembrano utili. All'inserimento del terzo potremmo prendere la Shredder. Anche questa Wonder Weapon è molto utile in quanto disintegrerà gli zombie all'istante. Amici, per questo ultimo tutorial è tutto. Spero vi sia stato utile, vi ringrazio per la visione, vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Inoltre lascio in descrizione i tutorial di come sbloccare Micro Knight e le altre Wonder Weapon. Di nuovo, grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video.